Io faccio una domanda precisa, poi se volete rispondere voi Presidente rispondete, se no ma devo rispondere pure da solo. Ma io mi risulta che voi Presidente, lei con l'Ottavia ha pagato le iscrizioni per fare i campionati giovanili. Certo. Giusto? Ha pagato quindi l'affiliazione, le assicurazioni eccetera, e anche le spese arbitrali, o no? Certo che sì. Ma se i campionati sono fermi, queste cifre... si possono ridare alle società per andare incontro al discorso sanitario, al discorso... Oh no, Lardone, cioè... No, allora, innanzitutto, secondo me, dovrebbero essere date nel periodo che si è chiuso marzo-giugno. Quindi ancora prima. Adesso, teoricamente, diciamo, i campionati potrebbero svolgersi regolarmente, perché domani mattina scoprono la cura del Covid. No, scusa, volevo dire, perché per far capire a casa, le cifre che servivano... dopo c'è stata l'interruzione, quindi non sono state usate, e la prima cosa era da dare quelle attuali, teoricamente, fino a che non si conclude la stagione, teoricamente tutte le spese di organizzazione potrebbero dover riprendere. Sostenere, teoricamente, no? Quindi queste magari a consuntivo si può vedere, quindi io mi concentrerei eventualmente sulla cosa certa. C'è stato un passaggio del presidente dell'Atletica, che mi ricordo, adesso magari non c'è. Intendevo dire, se il campionato magicamente riprende tra 15 giorni perché trovano una cura del Covid, no? Facciamo gli arbitri servono, e quindi il costo anche che non hai sostenuto... Ma ti do la risposta a questo, perché proprio c'è stato un caso di un presidente dell'Atletico... Del Torrenova. Alessio De Santis, che ha detto... Lui dice a me, non è detto che io... a gennaio, febbraio, marzo riprendo. Avete preso queste quote mie che vi ho pagato? In questo momento me le ridate. Poi poi me le richiedete. Abbiamo detto pure prima, se spariscono le società. Perché c'è il rischio che i ragazzi, poi toccheremo l'argomento del professionismo, ma io sono tra questi, che non vedo più la passione a vedere, ne parlava Luigi, il calcio senza pubblico non ci appassiona più. Certo. Quindi gli abbonamenti non si fanno più. Ma per chi si fanno? Cioè, quindi c'è gente che a fare il tifoso come prima, e soprattutto nei dilettanti, mancheranno quelli che vengono la domenica a dare un piccolo contributo per il rimborso. Quindi non è detto che si riprende come eravamo. Quindi tante società che hanno pagato le iscrizioni, saranno 1000 società, butto lì dei numeri, forse 200 non si riprendono più. E quindi perché hanno pagato una cifra? Dove vanno questi... Anche il discorso di proporre un format di campionato X, poi magari trovarsi a febbraio a giocare soltanto un girone d'andata, però io ho pagato un'iscrizione per 30 giornate, per 30 arbitri ogni giornata, giocare il mercoledì, però volendo spezzare una lancia, questa è una cosa che si può fare sempre a consuntivo. Quello certo è quello di marzo-giugno, il campionato quello è chiuso, quello è chiuso, già passato. Quindi sono spese che non sono state sostenute, quindi quello è certo, no? Quindi io mi concentrerei su quello. Poi anche su quest'altro. Ma già quello è importante, perché già all'inizio, quando avete pagato le iscrizioni, io sinceramente, non avete pagato. Sinceramente, io mi aspettavo che quest'anno i cartellini non costassero nulla. Mi aspettavo questo, perché è banalissimo, perché stiamo parlando di cifre irrisorie, però comunque è un segnale, no? È un segnale. Ovviamente c'è diatriba tra il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e il presidente della federazione, eccolo qua, scontro istituzionale pubblicato ieri sera dal nostro sito, una prima delibera, un primo comunicato uscito nel pomeriggio dal presidente Sibilia, se possiamo scorrere naturalmente anche, poi l'abbiamo letto, ne parleremo però nella seconda parte della trasmissione da parte di Sibilia. E la risposta immediata che accusava la Federazione Italiana di Gioco Calcio, parte di Sibilia, chiaramente, basta andare a leggere sul nostro sito, su tutti i social di sportinoro.com, e c'è la risposta automatica inserata da parte del Presidente, che invece accusa un po' la gestione anche in un certo qual modo della Lega Nazionale Dilettante, quindi che a differenza delle altre leghe, e qui io naturalmente già penso al prossimo appuntamento, che è quello delle elezioni, quindi se si faranno, come si faranno, dalla Lega Nazionale Dilettanti, dagli allenatori, dai calciatori, arriveremo alla Lega di Serie C, non so se sei eletto Luigi Lardone, so come il tuo pensiero sulla Serie C, ma Ghirelli oggi sulla Gazzetta dello Sport annunciava
che molto probabilmente si chiuderà completamente la Serie C se non si migliora. Ah sì, perché a febbraio finiscono i soldi, sì sì, ha dichiarato che a febbraio, da un, a febbraio fa un anno che non ricevono fondi, diciamo. Esatto. Quindi, vabbè, quindi c'è crisi totale, quindi parleremo, come ho detto prima, il pallone bucato, dichiarava oggi la Repubblica. Quindi ci sono veramente problematiche grandi. Ma mi risulta anche che finalmente, proprio la settimana scorsa, sarà stato un caso. Sarà stata non solo la nostra trasmissione, ma mi risulta in tutta Italia ci sono trasmissioni che si stanno occupando del calcio dei dilettanti, presidenti della Serie D in sommossa e quindi naturalmente che chiedono le dimissioni del presidente Sibilia. C'è veramente esasperazione, forse anche troppo esagerata. Dovremmo tutti fare un passo indietro, magari cercare però dalla parte anche delle responsabilità di chi occupa poltrone o comunque sono pronti ad dare disposizioni, devono far parte della gente, devono scendere, devono togliersi un po' il cappello in questo momento, fare gruppo, perché noi abbiamo già, dobbiamo subire la politica a livello istituzioni nazionali del governo, quindi DPCM un giorno sì, un giorno no, le regioni sì, le regioni rosse, gialle, arancioni, eccetera, ma almeno il calcio dovrebbe essere una cosa di sollievo, una cosa, avere idee e pensare a quello che è il futuro, non aspettare passivamente. Questa è l'unica cosa che secondo me i dirigenti hanno bisogno. Bisogna prepararsi. Mi risulta che la federazione aveva dato dei contributi proprio direttamente alle società e alla Serie D. Questa, in questa settimana sono arrivate. Te che sei presidente, sì, della Serie D. Sono arrivati 3.000 euro. 3.000 euro a società dalla parte della Lega Nazionale Dilettanti sono arrivati. Quindi è a bene noi sono arrivati, quindi presumo siano arrivati. Quello che di positivo c'è. La federazione, ci risulta, sta preparando direttamente anche dei contributi che arriveranno sempre a livello di campionati nazionali. Ecco, è inutile illudersi, certo, per i regionali, perché lì ci dovrebbe essere la Lega Nazionale Dilettanti, che, certo, dovrebbe avere i finanziari. Ne parleremo, però ne parliamo dopo, certo, subito dopo nella seconda parte, perché sarà con noi, l'approfitto, il vicepresidente dell'Adicosp, in rappresentanza dei direttori sportivi, dei collaboratori dello sport, Michele Punzi, vicepresidente nazionale di questa struttura molto presente soprattutto qui nel Lazio. Simone, per quanto riguarda sempre quest'altro, perché ci sono gli allenatori anche che hanno ormai, io mi domando e dico, e l'ho fatto la prima domenica che è venuto anche qui Davide Centioni, c'è un'associazione allenatori nel Lazio, come comitato regionale, non so quanti lo sanno, ma io che mastico, quindi non so come si allena, però che esiste l'associazione allenatori c'è. Beh, com'è possibile che 90 allenatori, oggi la notizia ufficiale, sono in subbuglio? Non vanno tramite l'associazione allenatori, ma hanno da dire le loro problematiche e quindi vanno a cozzare magari con i presidenti regionali. Ma se non c'è qualcuno che dall'alto, dal comitato regionale, dà delle indicazioni, è naturale che si brancola nel buio. Ognuno può dire la sua. E questa è l'assenza delle notizie. Non devono andare a rimorchio di quello che sentono da Rete Oro o dalla Gazzetta Regionale e via di seguito. Devono essere loro a essere propositivi. E grazie al nuovo vicepresidente Fabio Leuteri della Gesis. Grazie Fabio. Grazie Raffaele. Ci rivediamo. Ci rivediamo per forza. Sicuramente.